La rivolta contro il lusso. Brindelli fa riferimento a un episodio di fine 2013 quando movimenti antagonisti a Firenze hanno realizzato un assedio al lusso e sono stati contrastati dalle forze dell'ordine. Questo può anche sembrare un controsenso perché anche lo Stato italiano, nella sua natura collettivista e totalitaria, perseguita il lusso, sia con la progressività fiscale prevista dall'articolo 53 della Costituzione che anche con altre misure come per esempio il superbollo per le auto di lusso. Brindelli divide questo articolo in due parti. Nella prima mostra che chi aggredisce il lusso, oltre ovviamente ad aggredire la libertà e la proprietà degli altri, aggredisce anche i gusti degli altri e la loro individualità. Poi nella seconda parte dimostra che l'aggressione al lusso ha conseguenze economiche di lungo periodo che sono devastanti proprio per quelli che sono economicamente più deboli. Intanto però Brindelli spiega che non c'è contraddizione nel fatto che lo Stato con le sue forze dell'ordine abbia contrastato i movimenti antagonisti contro il lusso, pur essendo anche lo Stato contro il lusso, anche lui. Non c'è contraddizione perché lo Stato totalitario odia la concorrenza. Solo lui o i soggetti come la banca centrale o le banche commerciali a cui lo Stato ha concesso determinati privilegi può commettere legalmente determinati crimini, gli altri non possono. Per esempio lo Stato contrasta i contraffattori, i ladri, i truffatori e coloro che commettono il crimine dell'appropriazione indebita, però concede alla banca centrale e alle banche commerciali di poter commettere gli stessi crimini, anzi li legalizza, ottenendo in cambio dalle banche maggiori mezzi per espandersi. Nel caso della redistribuzione e della confisca delle risorse, lo Stato può aggredire il lusso, non teppisti qualunque. Cioè solo lo Stato può aggredire il lusso facendolo democraticamente. Ora veniamo alla prima parte dell'articolo. L'aggressione al lusso, oltre che naturalmente un'aggressione della proprietà privata, è anche un'aggressione dell'individualità. Brindelli porta un esempio. Immagina che a Rebecca sia offerta una promozione con un aumento di stipendio molto alto che le permetterebbe l'acquisto di beni di lusso, viaggiare di continuo, ma in cambio di questo aumento di stipendio a Rebecca sia richiesto di viaggiare di continuo, vivere per lunghi periodi all'estero, rinunciare a gran parte del suo tempo libero. Immaginiamo anche che Rebecca non sia disposta a rinunciare a tutte queste cose che per lei hanno più importanza dei beni di lusso che potrebbe comprarsi con il nuovo stipendio. Al contrario, Marco, che fa lo stesso lavoro di Rebecca, accetta la promozione che aveva rifiutato Rebecca perché da sempre sogna di possedere una Ferrari. Immaginiamo adesso che Marco e Rebecca, dopo la promozione di Marco, abbiano la stessa utilità. La differenza tra i due sta in ciò da cui deriva il loro godimento, cioè nei loro gusti. Infatti, nel caso di Rebecca, l'utilità deriva da cose che non si possono comprare. Ora, nel momento in cui lo Stato mette una tassa sulle auto di lusso o degli imbecilli assediano Marco che sta entrando nel concessionario della Ferrari, stanno aggredendo i gusti e le priorità di Marco, quindi la sua individualità. Dunque, lo Stato che ha messo la tassa sulle auto di lusso o gli imbecilli che assediano Marco stanno affermando che i gusti di Rebecca vanno bene mentre quelli di Marco no, e stanno ricorrendo alla violenza contro i gusti di Marco. È evidente che nessuno ha il diritto di aggredire gli altri ed esercitare violenza su qualcun altro solo perché ha gusti diversi dai propri.